Quando Roma non era che una piccola città di confine, a Volterra e nelle altre principali città dell'Etruria si sviluppava una tra le civiltà più interessanti e misteriose del mondo antico, la civiltà etrusca. Grazie ai numerosi reperti archeologici, degli Etruschi conosciamo la struttura familiare, i riti funebri, l'artigianato, le occasioni di svago, ma non sappiamo niente di certo sulle loro origini, né ci è ancora del tutto chiara la lingua che parlavano. Anche i contemporanei trovavano originali alcuni aspetti di questa civiltà, ad esempio il legame profondo con il mondo dei morti o il grande rispetto con il quale gli Etruschi trattavano le donne. Gli studiosi sono sempre stati affascinati dall'abilità degli Etruschi nei campi più diversi. Ottimi architetti, costruttori di archi perfetti, eccellenti marinai, abili artigiani, maestri nella lavorazione di alabastro, bronzo e oro. Volterra è stata un'importante Lucumonia, uno dei 12 grandi distretti del territorio etrusco, luogo ideale per vivere la storia di questo popolo, leggendone tracce e racconti negli itinerari archeologici che attraversano la città o negli oggetti conservati al Museo Guarnacci che ci svelano i vari aspetti della loro vita quotidiana.